Davide Maniscalco è tra gli organizzatori di questo appuntamento dopo Palermo, anche Catania e Siracusa per parlare di cyber security e delle attività della Geeks Academy. Sono particolarmente contento e soddisfatto di aver portato qui questo roadshow iniziato a Roma, patrocinato dalla rappresentanza italiana della Commissione europea per la promozione della cultura della sicurezza e della resilienza cibernetica nel mese europeo di ottobre sulla cyber security. Palermo segue l'evento di Roma, proseguiremo con gli eventi già in programmazione per Catania e Siracusa per promuovere un'importante iniziativa anche strategica alla luce delle recenti dichiarazioni del Ministero della Difesa per la promozione e diffusione della cultura della consapevolezza e dell'importanza da parte delle imprese soprattutto di adottare una cultura ed una governance della information security. Minacce informatiche, quali sono i rischi che si corrono sul web? E qual è il senso dell'iniziativa? Geeks Academy è una startup innovativa creata 3 anni fa per aiutare le aziende a trovare quei profili professionali che non riescono a trovare sul mercato. E quali sono questi profili professionali che non riescono a trovare sul mercato? Cyber Security Expert, Big Data Expert, Blockchain Expert, programmatori, esperti di gaming, quindi creazioni di videogiochi, o esperti di digital marketing. Ma veniamo agli esperti di cybersicurezza. Tra un paio d'anni avremo la completa implementazione del 5G. Questo, oltre ad aiutare le telecomunicazioni, renderà estremamente facile l'upload e il download di informazioni dalla rete con una velocità che sarà 100 volte superiore a quella attuale. Questo significa che potremo collegare alla rete quelli che oggi sono dei semplici elettrodomestici, perché saranno elettrodomestici intelligenti che potranno far conto su una rete in grado di trasportare queste informazioni. Ma cosa succederà quando ci saranno tutte queste informazioni che viaggeranno nella rete? Nascerà e si acuirà il problema della sicurezza informatica dei dati. Quindi il problema della sicurezza dei dati non è un problema oggi che riguarda solo le aziende o gli apparati statali di cui sentiamo le notizie relativamente a WannaCry, a dei virus che hanno attaccato e messo in crisi ospedali o pubbliche amministrazioni. Il problema della sicurezza dei dati diventa un problema domestico, un problema personale. Stiamo assistendo a un travaso dalla realtà tradizionale al mondo cyber. Oggi esiste questa realtà rappresentata dal cyberspace, dove tutti i valori della società sono stati transitati. Le banche hanno una realtà completamente virtuale, la salute dei cittadini viene gestita da sistemi informatici, le attività più importanti per l'economia di un paese, dai sistemi di trasporto alle grandi infrastrutture critiche di distribuzione dell'energia, vengono gestiti dal mondo cyber. Per cui questo mondo deve essere assolutamente protetto. Le nostre vite si sono trasferite dal mondo reale al mondo cyber. È chiaro che naturalmente questi dati possono essere appetiti da tanti, vanno protetti. Servono regole, servono leggi, servono istituzioni. In Italia da molti anni è attivo un garante, che è l'ufficio del garante della privacy, per mediare appunto tra le esigenze della sicurezza e quella che è la privatezza, la privacy delle informazioni dei cittadini.